È giunto in Puglia il Mescla Tour della rock band genovese dei Meganoidi, con due date a Nardò in provincia di Lecce e a Pulsano a Taranto. Il quintetto ligure proprio quest'anno ha festeggiato i 25 anni di carriera, presentando in tour il settimo album dal titolo Mescla, che vuole evocare il desiderio di miscelare e contaminare più generi musicali, dallo ska al punk fino al funk rock. Il ritorno in Puglia per i Meganoidi è stato bello per l'accoglienza, ma soprattutto per la ripartenza dell'intensa attività live dopo la pandemia. Questo ritorno in Puglia per noi è estremamente importante, perché è un territorio a cui siamo estremamente legati, anche perché forse non tutti sanno che il primo fan club dei Meganoidi, quando ancora non avevamo un disco fuori, è nato proprio in Puglia, proprio dal pubblico di Napster che scaricava i brani, quindi è molto bello per noi. L'album Mescla è una fusion di influenze tra la voglia di rinnovarsi da parte della band, ma senza dimenticare le proprie radici, con l'invito a riflettere su se stessi. Suona bene, siamo contenti di portarlo dopo 2 anni e per fortuna quell'energia che abbiamo tenuto di nascosto, insomma, la stiamo riuscendo a esprimere e figo. Sì. Ci vediamo stasera a Whisky a Go-Go. Il futuro dei Meganoidi è dietro l'angolo, con il solito ribollire di nuove idee. Noi abbiamo la fortuna di avere tante idee, poi buone o no, non lo so, questo sarà il pubblico a giudicare. Però scriviamo in continuazione, soprattutto in questi tempi che siamo rimasti fermi. Ognuno di noi mette da parte materiale come abbiamo sempre fatto, specialmente negli ultimi album. Quindi materiale ce l'ha, dobbiamo solo vederci e mettere insieme quello che abbiamo. Poi quello che succederà, quello che uscirà, non lo so, sinceramente. Sarà comunque, avrà le caratteristiche Meganoidi, quello poco ma sicuro.